Ben ritrovati dalla redazione del Roma Daily News, nuovo appuntamento con l'informazione. In apertura, nonostante l'inchiesta Mafia Capitale abbia dato una grossa mano a ristabilire un certo ordine in Campidoglio, il comune di Roma continua ad essere una terra di mezzo dove il potere di veto della burocrazia tiene in ostaggio l'intera macchina amministrativa e quindi la vita dei romani. La relazione che in queste ore il prefetto Franco Gabrielli ha inviato al ministro degli interni Angelino Alfano parla chiaro: criticità ancora in fieri nel sistema integrato dei controlli interni, parzialità ed obsolescenza del sistema regolamentare, problematiche concernenti gli atti di bilancio. In più, un piano anticorruzione non ancora applicato in tutte le sue parti determina sospette che non sono state annullate nonostante le indicazioni chiare del governo e dirigenti tirati in ballo dall'inchiesta sul mondo di mezzo, che sembrano averla fatta franca nonostante le indicazioni chiare emerse nel Consiglio dei Ministri del 27 agosto. Intanto il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca si appresta a varare un giro di vite nella PA Capitolina. Sono pronte a ruotare una ventina di posizioni dirigenziali, tra queste c'è il responsabile della mancata comunicazione dell'ordinanza sul traffico che ha mandato su tutte le furie l'ex prefetto di Milano, ma non solo. Nella lista al vaglio del segretario Serafina Boarnet ci sono anche altre figure. Nessuna novità quindi, dato che il provvedimento nascerà dalle linee guida del piano anticorruzione che il Campidoglio ha attuato in parte sotto la guida Marino. Ancora disagi sulla Roma Lido, invece mancano i treni per mantenere una cadenza accettabile delle corse. È stato ridotto il tragitto delle corse che nel tratto Roma Lido-Colombo sono state sostituite da bus navetta, subito alle prese con il traffico. Situazione riportata, ad ogni modo, dal sito dell'ATAC. Inevitabili disagi per i pendolari che hanno avviato il consueto tam-tam sui social per avvisare i malcapitati che li avrebbero seguiti nel corso della giornata. Per quanto riguarda lo sport invece parla Francesco Totti: finché il fisico reggerà continuerò a giocare. Il capitano giallorosso ha parlato nel corso di un'intervista al Maurizio Costanzo Show che andrà in onda domenica sera. Totti, pronto al ritorno dopo la lesione muscolare che lo ha tenuto ai box per 2 mesi, ha ancora aggiunto: cosa farò da grande? Sto benissimo e finché starò così giocherò. Queste sono state le sue parole. E con questo è tutto, l'informazione continua su romadailynews.it. Buona giornata.